Lei prima ha citato quelle che sono, secondo lei, le priorità del settore, ma secondo lei invece la legge di bilancio riuscirà a recepire le istanze del settore? Io credo di sì, anche se a fatica, perché purtroppo facciamo un bilancio con dei problemi legati al caro energia e anche al 110 che ha creato un'emorragia nelle casse dello Stato. Però dobbiamo creare provvedimenti strutturali. In questi giorni cerco anche di tornare all'attacco, anche con pressioni fatte dalla Ragioneria, sul tema del mare bonus e del ferro bonus, che è uno dei temi oggi più delicati, perché purtroppo quest'anno abbiamo pochissime risorse sulla parte corrente, però abbiamo la necessità di ristrutturare il sistema infrastrutturale italiano, e se non lo scarichiamo di traffico pesante diventa molto difficile fare la cantierizzazione per le opere PNRR. Quindi abbiamo bisogno che il sistema decida le sue priorità insieme, e questo è uno dei temi che dal mio punto di vista deve essere portata avanti con coraggio. È chiaro che non è un momento semplice per il Paese, non lo è per l'Europa, non lo è per il sistema mondiale nel suo complesso, che è sconvolto da turbamenti di carattere geopolitico a livello internazionale. Però dobbiamo provarci, perché il nostro Paese si trova al centro del Mediterraneo, un Paese che può essere il secondo pilastro logistico del continente, e da questo punto di vista credo che sia necessario avere un po' di coraggio e avere anche la determinazione, anche nelle difficoltà, di tenere la barra dritta, perché i problemi vanno affrontati e non vanno nascosti.